Se vi dico che questo tablet cinese di importazione, pagato solamente 100 euro, sia forse uno dei più completi, mi prenderete un po' per matto. Ma non è così, fidatevi. Abbiamo infatti un tablet sì da 100 euro, quindi low cost, ma che non presenta gli stessi limiti che hanno i tablet di questa fascia di prezzo. Lui infatti è una signora CPU come lo Snapdragon 625, non parliamo di MediaTek, Intel e cinesate varie. E più che altro ha un ottimo audio, difficilissimo da trovare. Infatti lui ha due speaker gestiti dal Dolby Atmos, tra l'altro. Oltre a questo ha anche un display Full HD e quindi è un tablet perfetto per video, serie TV, giochi, anche se non ne potete installare molti perché la memoria dentro è un po' limitata. Oltre a questo ha anche un altro piccolo limite nel software. Scopriamo questo e tutto il resto tra poco. Praticamente ragazzi abbiamo questo Lenovo davvero davvero semplice nel design. Se andiamo a vedere infatti è un monoscocca in plastica davvero molto semplice. Non ha alcun logo personalizzazione dietro se non questa piccola scritta Lenovo inserita tra l'altro nello slot della micro SD o se avete la versione LTE anche delle SIM. Per il resto davvero c'è poco da dire. Il frame ovviamente è tutt'uno con la scocca posteriore. E al suo interno troviamo ovviamente i canonici tasti volume e power, la micro USB e il jack da 3,5 mm, ma la vera chicca secondo me è il doppio speaker ovviamente, uno sopra e uno sotto, e i microfoni, uno sopra e uno sotto. Questo cosa significa? Che se lui lo usiamo per fare note vocali usciranno davvero bene. Ma oltre a questo abbiamo anche un display da 8 pollici Full HD IPS. L'aspetto è un 16 decimi, quindi completamente l'opposto del trend del momento, ovvero i 18 noni, e leggermente diverso dai classici 16 noni. A me questo aspetto piace davvero perché lui è un 8 pollici, io lo riesco a tenere molto bene, ma comunque ho davvero molto spazio a disposizione, più che altro per la fruizione di documenti, giochi e qualche applicazione. Il 16 decimi lo trovo davvero davvero valido, molto più del 18 noni. Oltre a questo comunque abbiamo questa tecnologia IPS che funziona abbastanza bene, però le criticità secondo me sul nero sono abbastanza evidenti. Essendo un tablet che ho sfruttato molto per serie TV, film e quant'altro, ecco, quando andiamo a vedere un contenuto con tante ombre, per esempio stavo vedendo Alien Covenant e lì davvero c'erano tante scene di chiaroscuro e lui faceva davvero fatica, si perdeva qualche dettaglio che magari col OnePlus 5T invece vedevo molto molto bene. Ma possiamo comunque dire che sono io che sto andando a cercare la perfezione. Su 100 euro davvero lui non ha rivali con un pannello del genere. Ma più che altro poi anche il sensore di luminosità automatica, quindi davvero fantastico. Non dovete stare lì a tirare giù ogni volta la tendina delle notifiche e a mettere luminosità massima, minima, massima. Lo buttate lì in automatico e fa tutto da solo. Fantastico. E poi qui abbiamo questo comodo pulsantino che ci permette di cambiare velocemente la taratura del display. Infatti leggiamo contenuti multimediali, standard, letture bambini. Queste sono le quattro modalità base tra le quali possiamo switchare. Se mettiamo lettura, per esempio, il display diventa leggermente più giallo in modo da affaticare meno la vista. Bambini ha ancora più giallo, mentre standard, diciamo, è una via di mezzo. Quando andiamo a mettere contenuti multimediali, invece, abbiamo i colori più fedeli possibili. Il pannello diventa molto chiaro. I bianchi diventano davvero bianchi, quindi per film e quant'altro questo è il miglior settaggio secondo me. E parliamo anche del digitalizzatore che funziona bene e è importante su un dispositivo come questo, perché spesso diventa frustrante proprio andare a digitare anche mentre si fa del browsing web. Ecco, con lui non avete di questi problemi. E inoltre poi c'è anche una modalità gloves, quindi guanti, che in questi giorni che fa un po' freddino, diciamo, risulta davvero comoda. Ovviamente non c'è il lettore di impronte, per quello dovete prendere la versione Tab 4, quindi il suo fratello maggiore, tra virgolette, che si differenzia da questo per avere il retro in vetro, il sensore di impronte laterale ed inoltre anche lo storage da 64 GB, quindi se cercate qualcosa in più, quella può essere una soluzione valida. Mentre il lato hardware, sicuramente, come già vi avevo anticipato, è interessante. Abbiamo infatti l'ultimo Snapdragon 625 che ci permette di archiviare delle prestazioni di tutto rispetto. Certo, il limite sono le memorie. Non tanto la RAM, ma lo storage, che è da 16 GB, ok, espandibile, ma non vi consiglierei mai di andare a mettere applicazioni sulla memoria esterna. Perché ok, potete avere anche delle micro SD U3, ma comunque un dispositivo del genere non riuscirebbe a sfruttarle, quindi alla fine della fiera non avete delle prestazioni simili alla MMC integrata.
Io installando le mie canoniche applicazioni ho saturato 14,36 GB. Ok che ho installato Asphalt 8 e Lineage 2 che da soli sono presi tipo 4 GB, però il limite resta. E proprio rimanendo in tema di giochi, lui va davvero bene. Ok, ovviamente non possiamo giocare alla massima grafica con titoli moderni appena usciti come Lineage 2, ma comunque chi se ne frega, alla fine il contenuto è molto fruibile, il framerate con settaggio a medio è più che accettabile e si gioca davvero bene. Con Asphalt 8 poi iniziamo a giocare davvero davvero molto bene. Il frame rate è praticamente sempre stabile e abbiamo qualche minimo calo giusto quando andiamo a fare uno scontro con un'altra macchina o andiamo a giocare su piste un po' più pesanti come Tokyo, per esempio. Se passiamo invece ai Clash Arena oppure ai Rhythm Dash, lì davvero non c'è alcun problema. Girano benissimo, per esempio Star Wars Forza Arena gira molto molto bene, ma anche per esempio Geometry Dash va benissimo e più che altro ci inizia a far sfruttare anche i due speaker, quello superiore e quello inferiore, quindi giochi musicali davvero davvero approvati. E ovviamente poi non scordiamoci l'uso social, lui va benissimo, se apriamo Instagram non ha alcun problema. Potremmo avere qualche problema in più con applicazioni tipo Facebook o il gestore delle pagine che sono leggermente più pesanti, ma giusto in fase di caricamento, dopodiché girano davvero fluidi. E passiamo quindi poi proprio all'audio di questo Lenovo P8. Come vi dicevo, quindi gli speaker sono uno superiore e uno inferiore, e andando a fare uno swipe in basso dalla tendina delle notifiche, notiamo come nei settaggi rapidi c'è proprio il Dolby On, Dolby Off, ovvero il settaggio per spengere o accendere al volo il Dolby Atmos. Tenendo premuto, centriamo dentro e abbiamo ovviamente il classico Dolby Atmos con le configurazioni da gaming, film, musica e quant'altro. Allora, adesso sto registrando dallo Smart Lav della Rode. Vi faccio sentire prima il volume della soundbar in Bluetooth, che sta circa 1,5 metri da me, dopodiché gli faccio sentire gli speaker di questo Lenovo P8. Adesso vi disattivo il Dolby Atmos. E adesso lo attivo al volo. Sentite proprio la differenza tra il Dolby On e il Dolby Off. Dà davvero un bel boost al volume, niente niente male. Vi dico poi che appena acceso questo Lenovo P8 mi ha fatto fare subito due aggiornamenti. Speravo che arrivasse Nougat, ero completamente assente di informazioni su questo Lenovo P8 prima di provarlo, e invece poi ho scoperto a malincuore che erano solamente aggiornamenti di patch di sicurezza. Infatti non è cambiato nulla, lui è sempre basato su Marshmallow e questo era uno dei limiti che vi dicevo in apertura, che vi avevo solamente accennato. Che poi il limite alla fine ancora non è, perché Marshmallow è praticamente uguale a Nougat. Ok, non abbiamo lo split screen, che secondo me è una feature davvero interessante, soprattutto su un tablet, ma vabbè, non ne sentirò troppo neanche la mancanza. L'interfaccia comunque è stock e troviamo solamente qualche aggiunta funzionale, come per esempio la taratura colore, il Dolby che abbiamo già visto, qualche app personalizzata, oltre che poi la radio FM e la modalità bambino. Questa modalità bambino ci fa creare, diciamo, una home alternativa dove mettere solamente certe applicazioni e certe cose in modo da limitare l'uso del bambino di turno. Ho provato poi a vedere se ci fosse qualche ROM custom per questo Lenovo P8, ma niente, nada, nisba. Se volete fare un po' di modding al massimo potete metterci il root, ma finiamo lì in pratica, nient'altro. Però parliamo delle due fotocamere. Abbiamo infatti una camera anteriore che è da 5 megapixel, un po' limitata, ma ecco, se la uso con una luce puntata addosso a me, per esempio in questo caso, ci vado più che bene, alla fine riesco a vedermi bene. E anche il frame rate, se vado a mettere alla registrazione video, è più che accettabile. Se passo poi alla camera principale, qui davvero abbiamo un 8 megapixel, niente niente male. Ovviamente non aspettatevi miracoli, ma è già tanto che abbiamo l'autofocus. Eh sì, perché andando a tappare sullo schermo possiamo cambiare il punto di messa a fuoco,
Andando a cliccare la rotellina delle impostazioni abbiamo davvero davvero molte scelte, per esempio il flash, la posizione GPS, scegliere la qualità dell'immagine, se fare uno scatto continuo, se rilevare il volto, ma più che altro la scelta dell'esposizione, dell'ISO, del bilanciamento del bianco e il chroma flash. Mentre per quanto riguarda i video, lì possiamo andare a cambiare la risoluzione, il bilanciamento del bianco, la frequenza di aggiornamento del video, che è una cosa abbastanza particolare, e poi possiamo andare ad attivare la stabilizzazione elettronica. Ovviamente non funziona molto molto bene, soprattutto in interna, però quando abbiamo tanta luce e facciamo dei movimenti abbastanza lenti, magari supportiamo il tablet tenendolo bene e muovendoci, diciamo, senza troppo ondeggiatura, ecco lì andiamo a fare anche delle riprese abbastanza oneste. E poi abbiamo anche la modalità panorama, carina comunque, sempre qualcosa in più. La connettività ve ne parlo soltanto ora, ma merita davvero un posto di rilievo in questo Lenovo P8. Abbiamo infatti un wifi dual band e solo questo secondo me vale il prezzo del tablet. Se andate a vedere, per esempio, tantissimi smartphone usciti nel 2017 e che usciranno anche nel 2018 saranno senza wifi doppia banda. Lui invece è un tablet scrausissimo, tra virgolette, molte virgolette, però ha il wifi doppia banda. Oltre a questo poi ha un Bluetooth abbastanza onesto, ma più che altro il GPS è una feature davvero eccezionale. Io neanche l'avevo vista sinceramente quando ho comprato questo Lenovo P8. Non abbiamo infatti il classico GPS, la localizzazione digitale che c'è su tanti tanti tablet, ma abbiamo proprio un modulo GPS, quindi lui può diventare un navigatore a tutti gli effetti. E qui con un display 8 pollici Full HD non c'è TomTom che regga. Io già me lo immagino in macchina, un bel viaggio lungo lungo con lui lì come navigatore o comunque anche come base multimediale proprio in macchina, e la batteria in quel viaggio non si scaricherebbe perché lui ha una batteria da 4250 mAh davvero davvero prestante. Ok che ha un display 8 pollici Full HD, quindi consumicchia un po'. Anche il Dolby Atmos, se lo teniamo sempre attivo, consuma un po', però sono sempre riuscito a fare quelle 5-6 ore di utilizzo, soprattutto con molto streaming, video, foto, e quindi un'autonomia sicuramente, sicuramente approvata. E ragazzi, come abbiamo visto, questo Lenovo P8 secondo me non è un best buy, ma proprio un must have. Se avete 100 euro da spendere, vi serve un tablet, lui è la scelta perfetta. Perché comprarlo? Perché beh, importare un tablet da 100 euro non è una spesa poi così pesante come magari affidarsi a uno store cinese per un telefono da 500-600 euro. In Italia è davvero difficile trovare un tablet con queste prestazioni, con queste caratteristiche, e poi come proprio vi dicevo in apertura non ha criticità. Se cercate proprio qualcosa in più, secondo me la scelta ideale è il suo fratello maggiore, quello che vi dicevo prima, con 64 GB di memoria interna, il vetro dietro e il fingerprint laterale. Se però quelle funzioni non vi servono, andate dritti su di lui. Io spero che questo video sia stato di vostro gradimento, di vostro aiuto. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!